Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Oggi ti porto un'importante news dal mondo delle criptovalute perché è successo un fatto veramente grave. In particolare, la criptovaluta Tether ha ammesso di non avere realmente a disposizione un dollaro reale per ogni Tether emesso. E questo ovviamente è un grossissimo problema per tutto il mondo delle criptovalute, proprio perché Tether, oltre ad essere una delle monete più grosse, si basava proprio su questo particolare aspetto fiduciario che dava concretezza a tutto il sistema. Ma facciamo un passo indietro. Tutta la questione è nata da un problema emerso qualche tempo fa. In particolare la società iFinex, che controlla sia l'exchange Bitfinex che la criptovaluta Tether, ha spostato circa 600 milioni di dollari dal conto di Tether, quindi ha spostato le riserve di Tether verso le riserve di Bitfinex proprio per coprire una perdita di fondi, almeno in parte, di 850 milioni di dollari che mancavano. Se siete interessati e vi siete persi questa puntata, trovate la news molto compressa, tutti gli essential nella nostra pubblicazione su turbolab.it. Ebbene, questa cosa non è piaciuta al procuratore generale di New York, giustamente, che ha chiesto alla società di fare chiarezza su come stanno le cose. È arrivato oggi il memorandum di risposta di Tether che rispondono tranquillamente che non ci sono completamente le coperture di un dollaro per ogni Tether emesso. In particolare hanno ammesso candidamente che hanno a disposizione solo 2,1 miliardi, scusate, di dollari in cash per i Tether emessi. Se guardiamo la capitalizzazione totale di Tether, questa in questo momento, secondo CoinMarketCap, si attesta attorno ai 2,850 miliardi di dollari e quindi sostanzialmente quello che loro hanno in cassa ammonta ad un 74%. Da tenere ben presente che circa la solvenza di Tether, quindi circa il fatto che ci fossero effettivamente tutte le coperture in cassa, c'erano dei dubbi molto forti da parecchio tempo, però è la prima volta che l'azienda sostiene palesemente che effettivamente non ci sono coperture al 100%, quindi di fatto la copertura è solo parziale. Eccola qua. No longer backed by 100% con il dollaro. Questo, ripeto, è un grosso problema proprio perché era tutta la proposizione di Tether era proprio questa. Una cosa che non mi è piaciuta è che fra le dichiarazioni loro dicono che il procuratore generale non ha capito bene come funziona, perché Tether non deve tenere in cassa un dollaro in cash per ogni criptovaluta emessa. Dice che queste cose sono completamente false su vari livelli. In realtà erano proprio loro a dichiarare come proposizione di intenti che questo era quello che facevano. Quindi di fatto non capisco bene con che faccia possano dire che questo non è corretto dal punto di vista formale, ma va bene, andiamo avanti. Dicevamo, ci sono state molte critiche ovviamente sul solito AR cryptocurrency, in particolare dicono che le persone stanno esagerando questo problema perché Tether non era tenuta a tenere in cassa i dollari, proprio perché come le banche utilizzano la riserva frazionaria della quale abbiamo parlato nel video di spiegazione di Bitcoin l'altro giorno, Tether è autorizzata a tenere in cassa solo una riserva frazionaria del dollaro. In realtà, amici, assolutamente non è così perché Tether non è una banca, non c'è nessuna garanzia circa la riserva frazionaria, non sono autorizzati a parlare di riserva frazionaria perché hanno una proposizione commerciale ben chiara, essendo un istituto privato, un'azienda privata e non una banca, e quindi questa cosa non si applica. In particolare questo post adduce varie motivazioni e sono tutte, secondo me, estremamente vere. Nel frattempo, il nostro CZ, quindi il capo di Binance, ha avvisato che stanno per spostare un sacco di dollari in un sacco di Tether in un cold wallet, ma di non preoccuparsi perché questa vicenda non è legata alla querela di Tether che c'è in questo momento. È un'operazione tecnica del tutto tranquilla. Su sempre il nostro AR cryptocurrency, un'altra segnalazione importante è che Bitfinex sta per lanciare un Initial Exchange Offering, un IEO. In particolare stanno per lanciare una specie di ICO all'interno del loro exchange, per farla breve. Ovviamente questo segnalatore, questo ragazzo Normal RC, segnala che questa cosa qui in questo momento potrebbe essere di fatto molto pericolosa, di starne alla larga, perché potrebbero cercare di star raccogliendo del capitale che poi sposterebbero in modo più o meno legittimo verso Tether per dare tutte le coperture.
Ora ragazzi, io non ho una posizione molto forte su Tether, però era una delle valute che avevo sconsigliato nel mio video che trovate qua sopra sulla quale investire. Per un semplice momento, io non voglio entrare nel merito, ci sono le coperture, non ci sono le coperture, ma il problema è che tutta questa cosa si basa, tutto il funzionamento di Tether, sulla fiducia da conferire all'azienda. Quindi noi di fatto non ci sono prove tangibili che i soldi ci siano, stiamo attribuendo fiducia completa all'azienda che emette Tether per quanto riguarda l'acquisto di questa criptovaluta. Ora, se seguite Bitcoin, se avete seguito il mio tutorial su come funziona Bitcoin, sapete benissimo che tutta l'idea alla base di Bitcoin è proprio di rimuovere la necessità di fidarsi di un'istituzione centrale per l'emissione della moneta e quindi ricadere nel fatto di dare fiducia a Tether invece che ad un governo centrale. Si tratta di fatto di andare a centralizzare comunque la fiducia nei confronti di qualcuno. Bene, da Zane di TurboLab.it è tutto, fatemi sapere nei commenti qua sotto che cosa ne pensate. Siete d'accordo con questa accusa del procuratore generale? Credete si stia esagerando? Secondo voi Tether è autorizzata a mantenere una riserva frazionaria nonostante abbiano detto che c'erano tutte le coperture? Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti qua sotto. Se invece volete essere informati ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!